Inaugurato lo scorso 19 giugno con i primi vesperi della solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'anno giubilare dedicato ai sacerdoti darà la possibilità anche ai fedeli di acquistare le indulgenze annesse. Con un decreto firmato dal penitenziere maggiore della Santa Sede, Cardinale James Francis Stafford, sono state spiegate dettagliatamente le modalità per ottenere le indulgenze. In primo luogo potranno ottenere l'indulgenza plenaria i sacerdoti veramente pentiti, che in qualsiasi giorno devotamente reciteranno almeno le lodi mattutino e vesperi davanti al Santissimo Sacramento, esposto alla pubblica adorazione o riposto nel tabernacolo, e sull'esempio di San Giovanni Maria Vianney si offriranno con animo pronto e generoso alla celebrazione dei sacramenti, soprattutto della confessione. Il testo segnala che i sacerdoti potranno beneficiare dell'indulgenza plenaria applicabile ai sacerdoti defunti come suffragio se in conformità alle disposizioni vigenti si confesseranno e comunicheranno e pregheranno per l'intenzione del Papa. Riceveranno l'indulgenza parziale, anch'essa applicabile ai defunti, ogni qualvolta reciteranno devotamente preghiere debitamente approvate per condurre una vita santa e per adempiere santamente agli uffici a loro affidati. Potranno beneficiare dell'indulgenza plenaria anche i sacerdoti che veramente pentiti assisteranno alla messa e offriranno per i sacerdoti della Chiesa preghiere a Cristo e qualsiasi opera buona. Gli anziani, i malati e tutti coloro che per motivi legittimi non potranno uscire di casa potranno ottenere l'indulgenza plenaria se con animo distaccato da qualsiasi peccato e con l'intenzione di adempiere non appena possibile le tre solite condizioni, nei giorni sopra determinati reciteranno preghiere per la santificazione dei sacerdoti e offriranno con fiducia a Dio per mezzo di Maria, Regina degli Apostoli, le malattie e i disagi della loro vita. Il decreto indica che si concederà l'indulgenza parziale a tutti i fedeli che reciteranno 5 Paternoster, Ave Maria e Gloria o altre preghiere appositamente approvate in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù per ottenere che i sacerdoti si conservino in purezza e santità di vita.